Bene, eccoci qui, Piazza Colonna, siamo davanti al Palazzo di Montecitorio, abbiamo Irene Manzi del Partito Democratico. È stato approvato da poco il decreto scuola 71 del 2024, un decreto che voi avete cercato di contrastare in tutti i modi, in particolare anche su sostegno, ma pure su riguardo questa novità importante, questa crociata a favore dell'apprendimento dei ragazzi stranieri che non conoscono l'italiano. Cosa accadrà dal 1 settembre? Non proprio dal 1 settembre, ma l'obiettivo appunto di questo provvedimento è quello di assegnare agli istituti di aumentare quantomeno la possibilità di ricorrere, di avere docenti di lingua italiana per stranieri. Devo dire che il nostro atteggiamento è stato un atteggiamento realmente collaborativo, grazie anche al confronto che abbiamo avuto con ANCI, che abbiamo avuto con numerosi mediatori, esperti che lavorano in questo campo, con amministrazioni locali che hanno anche esperienze di interventi di mediazione culturale. Per ora, nella sua versione iniziale, gli studenti solo nelle classi con un 20% di nuovi arrivati in Italia poteva essere assegnato un insegnante di lingua italiana per stranieri. Grazie al nostro emendamento introdotto con la collaborazione e il sostegno di ANCI si allargano, diciamo, le possibilità anche a quelle classi che hanno non solo nuovi arrivati in Italia ma anche studenti con deficit di apprendimento linguistico. Avremmo voluto di più. Diciamo, avremmo voluto che i progetti appunto diretti a favorire l'integrazione si svolgessero non solo in orario extracurricolare ma anche in orario curricolare. Vorremmo che stabilmente nell'organico di potenziamento ci fosse la presenza di più diffusa in quelle realtà in cui ce n'è bisogno di docenti di lingua italiana per stranieri. Vorremmo appunto una strategia complessiva, memori di una cosa, che il 67% di quei bambini e bambine, ragazze e ragazze che il ministro definisce stranieri sono nati in Italia, vivono in Italia e quindi magari hanno bisogno di strategie non solo centrate sulla lingua, ma di reale integrazione per superare per esempio l'abbandono scolastico, per lavorare anche insieme alle famiglie. Quindi era questa l'ottica con cui ci siamo posti rispetto a questo provvedimento. L'accoglimento è solo parziale, c'è ancora molto molto lavoro da fare. Vi sono altri provvedimenti che contestate nel decreto 71? Ad esempio abbiamo parlato del sostegno, c'è stato il commissariamento, dell'INDIRE e poi cos'altro? E poi ad esempio il mancato accoglimento delle sollecitazioni partite da molti docenti italiani all'estero che si vedono allungare la possibilità di esercitare il proprio servizio ma che appunto vedono limitate anche queste possibilità di ricorrervi entro il sesto anno alle sole scuole europee. Ci sarebbe voluto un allargamento delle disposizioni alle scuole, a tutte le scuole italiane all'estero. Contrastiamo per esempio l'emendamento inserito nottetempo anche qui in commissione che di fatto interviene nuovamente, come ha fatto nell'ultimo anno questa maggioranza, sulla questione del concorso dei dirigenti scolastici sanati del 2017, andando a intervenire in questo caso anche sulle procedure di mobilità e quindi di fatto allontanando le possibilità di rientrare, per esempio per coloro che il concorso l'hanno vinto nel 2017, quindi originariamente. Più in generale è un decreto omnibus che contiene sport, che contiene università, che contiene scuola, ma che manca di una strategia. Prevede appunto singole misure a spot, spesso poco efficaci anche rispetto al tema del sostegno alle criticità che in questo settore ci sono e che il decreto da solo non risolve. Sentiremo parlare del più grande decreto e della più grande strategia messa in atto dal governo, fa parte della propaganda, lo sappiamo, però devo dire che gli esiti in questo caso sono piuttosto modesti. L'ultima domanda, il Partito Democratico quali provvedimenti riteneva urgenti da affrontare in vista del nuovo anno scolastico? Per esempio sul tema del sostegno, magari affrontare la questione della disparità territoriale rispetto al fabbisogno nella formazione sul sostegno, intervenire sull'accelerazione delle procedure per i riconoscimenti dei titoli all'estero, mettere in campo la strategia che riguardasse appunto gli studenti con background migratorio, e ne cito soltanto tre rispetto al resto, ma mi verrebbe in mente anche un progetto reale a favore delle comunità educanti, visto che gli atti ci sono e sono all'esame del Senato in questo
momento. Soprattutto vorremmo che il governo smettesse di agire a colpi di propaganda, penso alle modifiche delle linee, delle indicazioni nazionali sul curriculum, ma si sedesse magari al tavolo, ragionasse anche. La scuola è un tema che non riguarda questa o quella maggioranza, riguarda tutto il paese, quindi magari accogliesse una strategia differente di maggiore reale ed effettivo confronto con tutte le forze politiche che siedono in Parlamento. Bene, grazie Irene Manzi, capogruppo PD alla Camera. Grazie a voi.